E attenzione, questo non è una cosa di poco valore, perché tutte le polizze, vi posso garantire che sono tantissime, non vi dico tutte, ma sono veramente tantissime, che escludono le pandemie e le epidemie in corso di viaggio, le escludono anche sulla garanzia annullamento, per cui se arrivasse un certificato medico da Covid-19 su una polizza dove sono escluse le pandemie, quello non sarebbe in garanzia. Volonclick ragiona per alcuni versi in maniera uguale, per altri totalmente diversi. Come vi ho raccontato, su Volonclick in realtà le polizze sono assolutamente facoltative, per cui potete aggiungere al vostro carrello di vendita per quello che riguarda l'acquisto di un servizio o meno. Abbiamo tre livelli di copertura che cercano di andare incontro a quelle che sono necessità prevalenti, per cui proponiamo un prodotto di basico di assistenza a spese mediche con 5.000 euro, proprio per dire: guarda, come organizzatore, in questo caso l'agenzia di viaggio, ti devo dare un prodotto che costi poco, ma te lo devo dare di assistenza, eccolo qui, da 5.000 euro. Un prodotto medio dove c'è una garanzia di assistenza a spese mediche da 30.000 euro, quindi decisamente più evoluto e più adeguato rispetto ai 5.000 euro, fino ad arrivare al prodotto full, che è quello che avete visto prima su Volo Online, quindi con tutta la sfilza di garanzie, assistenza, spese mediche, annullamento e bagaglio. Esistono poi ovviamente prodotti integrativi. Perché i prodotti integrativi? Perché, come abbiamo detto prima, i 30.000 euro sono sicuramente, se non il massimale più alto presente in formula inclusa da parte dei tour operator, uno dei più alti. Quasi tutti ragionano su 5, 10, 15.000 euro. Il ragionare su 30.000 euro è sicuramente un grande plus, perché dà un servizio decisamente diverso. Tuttavia, non dobbiamo dimenticarci che su molte destinazioni, soprattutto quelle extra Europa, i massimali che siano da 30, 40, 50 o 100 mila euro rischiano sempre di essere non adeguati. Non so se lo sapete, ma io posso garantire che su sinistri vissuti o tramite compagnie che rappresentiamo o direttamente, i nostri primi tre sinistri, uno è stato pagato 1.100.000 euro e gli altri due da 400.000 euro, 450.000 euro cada uno. Tutti questi sinistri avevano una condizione simile tra di loro, che non è tanto la gravità dell'evento, quanto la distanza della persona rispetto all'Italia. Perché? Perché nel momento in cui io devo essere ricoverato negli Stati Uniti, ma anche in Sud America, anche in Thailandia, anche dove, in Australia, dove vi pare a voi, il problema è sicuramente che io devo subire un intervento. E lì probabilmente i 30, 40, 100 mila euro sono sufficienti. Il problema qual è? Il problema è se io devo rimanere ricoverato in quella nazione per un periodo lungo, magari in camera di rianimazione, perché non possono trasferirmi. Voi pensate a un incidente stradale, magari molto violento, o situazione comunque molto delicate, di malattie come ictus, infatti, che possano succedere dall'altra parte del giorno, vuol dire che il passeggero deve rimanere ospedalizzato all'interno della camera di rianimazione per 5, 10, 15, 30, 40, 50, 100 giorni, e se voi considerate che ogni giorno una camera può costare tra i 5 e i 10 mila euro, fate in fretta a vedere i numeri come si moltiplicano. Da qui il suggerimento, più che altro come tutela per l'agenzia, di proporre sempre nei vostri contratti anche le polizze integrative tramite Volo Online. Questo vi dà sicuramente due grosse facoltà. Il primo è un aumento di marginalità, che temo, che penso non faccia schifo a nessuno, soprattutto in questi giorni, perché sapete che le polizze sono commissionate, quindi vi dà comunque la possibilità di guadagnare di più su quella singola pratica. Ma a parte la venalità di guadagnare di più, vi dà la possibilità di dare un servizio al passeggero, andando a valorizzare il vostro lavoro, perché difficilmente il passeggero potrà immaginare che una garanzia del genere gli serva, e infine tutelerà voi, perché io vi ricordo che in qualità di intermediari di viaggi e organizzatori di viaggi, ricade su di voi l'obbligo di informazione corretta. Ossia, bisogna sempre partire dal presupposto che il passeggero è, passatemi il termine, un po' ingenuo. È un po' ingenuo, per cui ha bisogno di
ha bisogno che qualcheduno gli dica: guarda che se vai negli Stati Uniti non hai la tessera sanitaria. Ha bisogno che gli dica qualcheduno: guarda che se vai negli Stati Uniti, oltre ad avere la tessera sanitaria, le operazioni costano carissime. E c'è qualcheduno, e c'è bisogno che voi gli diciate: guarda che con 50, 80, 100 mila euro potrebbe non essere adeguato il tuo massimale. Perché? Perché per la normativa di distributori assicurativi, nei quali ricadete anche voi quando vendete le polizze, avete questo obbligo. E nulla vieta che il passeggero, nel momento in cui avesse avuto non avesse avuto una proposta da parte vostra, dicendo: guarda che ti ho proposto 5 milioni perché li ritengo adeguati, ma non c'è scritto sul contratto, e poi sostiene delle spese mediche, nulla vieta che lui possa sostenere che voi non avete adempiuto a un vostro obbligo legale di informazione corretta su quelle che erano le sue necessità. Per cui gli fate un servizio, marginalizzate, ma soprattutto se viene proposto per iscritto sul contratto il fatto che voi gli avete proposto un'integrativa di spese mediche e lui l'ha rifiutata, se non c'è scritto sul contratto rischiate un pochettino di andare voi in difficoltà non potendovi tutelare da sue eventuali richieste. I prodotti sono questi, sono a vostra disposizione se avete delle domande in particolare. Allora, sì, vedo una domanda appunto che richiede appunto per l'F74 ter emessa dall'agenzia come penale. Sì, allora sono comprese. L'importante è sempre ricordare è che andiamo a ragionare sulla percentuale di penale. Stiamo parlando ovviamente di un pacchetto organizzato, io immagino in questo caso da Buono Online, venduto netto, quindi dove voi prendete la semplice netta e la rimarca a parte. In quel caso Buono Online avrà la sua scaletta di penali, quella sarà la scaletta di penali 10, 20, 30, 50, 100% valida, sarà differente l'applicazione, ossia l'applicazione delle penali sarà applicata sulla vostra 74 ter, come facevo prima l'esempio, netta di Volo Online a 800 euro, 74 ter dell'agenzia a 1000 euro, la scaletta di penale di Volo Online dovrà essere applicata sulle 1000 euro e dovrete andare a inviare l'estratto conto di penale vostro. La polizza on risk deve essere inclusa entro le 24 ore della prenotazione. Allora, la polizza on risk su quello che riguarda i pacchetti Volo Online è inclusa, salvo che voi non chiediate l'esclusione all'interno della copertura, quindi non c'è la possibilità di inserirla, è già inserita automaticamente. Per quello che riguarda invece la on risk di la MBA, quindi quella completa di Volo Click, deve essere inserita quando, anche in questo caso, quando andate a acquistare il servizio. Quindi non potete acquistare la sola polizza. La polizza viene sempre acquistata all'interno nel processo di acquisto. Quindi non potete acquistarla dopo, ma quando acquistate direttamente il prodotto. Per quello che riguarda le malattie preesistenti, non sono incluse nei prodotti base, è possibile tramite le estensioni, quindi quelle che dicevo prima, i prodotti integrativi, andarle a estenderle o solo sulle spese mediche, o sia sulle spese mediche che sulla garanzia annullamento. Mi chiedono se la DV deve comunicare il prezzo di vendita lordo a Volo Online per la copertura assicurativa. Allora, c'è un massimo di markup. Adesso mi cogliete un attimo impreparato, dovrebbe essere il 15%, però mi riprometto di riconfermarvelo a brevissimo, ossia fino a un massimo del markup del 15% è automaticamente in garanzia e non c'è da fare alcuna comunicazione. Arriva un'altra domanda, se la polizza copre ogni vettore aereo? Sì, ma non capisco bene la domanda, nel senso che nel momento in cui c'è un biglietto aereo, a noi non interessa. Se invece
La domanda era, ma non ne sono sicuro, se il vettore aereo emette il voucher, in quel caso no. Un brevissimo tema sul voucher, ovviamente il voucher non è una penale e pertanto nessuna polizza può andarlo a rimborsare. Se il vettore aereo emette un voucher per cui noi non possiamo andare a fare un rimborso di quel voucher, se invece emette il classico Notice refund, dichiarazione non volato, dipende da che tipo di vettore è. In quel caso sì, non abbiamo nessuna esclusione con i vettori aerei. Ok, allora, leggo la domanda, scusate, ma la leggo in contemporanea con voi. Da volo un click che uso, vengono fornite solo due assicurazioni, la base e l'integrativa per l'annullamento. In questi casi le integrative vanno necessariamente aggiunte dopo l'acquisto con il booking, giusto? Allora, per l'iter vi rimanderei alle persone di Volon Click, quindi a Luca direi, perché nessuno meglio di lui vi può spiegare l'iter. In questo caso vi posso solo raccontare il prodotto, ma il passaggio interno non lo so. Prego. Direi che con questo ho finito. Sono comunque tramite gli amici di Volo Online, se avete bisogno ancora di chiarimenti, siamo ovviamente a vostra disposizione. Spero che sia stato utile a tutti quanti. In bocca al lupo e grazie di avermi ascoltato. Buona giornata.